elettronica include vari argomenti, tra cui i sensori che monitorano lo stato della macchina, i cablaggi che attraversano tutta la vettura e collegano i sensori alle centraline di controllo e queste centraline che contengono tante strategie per gestire la potenza della macchina, la legalità della macchina e anche l'affidabilità della vettura. Sulla 499P l'elettronica, per esempio, gestisce l'accensione dei fari, delle luci di sicurezza per il monitoraggio del sistema ibrido, l'accensione dell'aria condizionata per il comfort del pilota nel cockpit, la gestione della potenza della power unit intera e molto altro. In vettura abbiamo i sensori, e qua parliamo di oltre 300 sensori nel caso della 499P. Collegati tramite i vari cablaggi che corrono in lungo della macchina alle centraline di controllo principalmente collocate nel cockpit della vettura. Noi abbiamo rilasciato il primo software della centralina di controllo maggiore della macchina a maggio 2021. In parallelo abbiamo sviluppato i cablaggi e la sensoristica della vettura per arrivare pronti in circa 2 anni a un sistema elettronico completo incluso di software sia performante che affidabile e pronto per andare in gara. La parte a cui si è dedicato più tempo era l'integrazione del sistema ibrido nella vettura. Questo ha avuto un impatto sia sui sensori, sui cablaggi anche alto voltaggio, sui sistemi di comunicazione tra i vari componenti e anche sulle strategie di controlli dei componenti stessi. In caso di difficoltà in gara per problemi di sensoristica o qualsiasi altra cosa legato all'elettronica, abbiamo sviluppato dei sistemi di recovery attivabili dal pilota per proseguire la gara in sicurezza. Hold the brake by wire and the EPS reset at the same time. Okay, go to P2, start the engine. Okay, there he is, man. La collaborazione con i piloti è molto importante e se posso dare un esempio di aiuto che la tua elettronica abbiamo dato a loro sarebbe i settaggi automatici in funzione della fase della gara, quindi può essere la fase di pit, la fase di safety car o la fase di qualifica. Our feedback is very very important to fine tune between sessions and the electronic guys. They change the parameters and they introduce on the car for the next session, and we constantly giving feedback on these things to try to improve the performance of the car. Nella fase di progettazione abbiamo predisposto delle FMEA che sono delle analisi per valutare eventuali guasti e i loro effetti sui componenti principali della vettura. Elettronica, telaio, meccanica, motore, ERSE. Questo ci ha permesso di orientare la progettazione per rendere il progetto più robusto ed evitare l'insorgere di problemi. Dal momento in cui si presenta un'anomalia, l'obiettivo primario è quello di identificarne la causa. Una prima diagnosi viene fatta direttamente in pista, ma la conferma e la verifica definitiva della causa viene fatta a Maranello con tutto il team di riferimento. Il processo contempla l'analisi di dettaglio del componente. Questo comprende l'analisi dimensionale, metallurgica, conformità di specifiche di progetto, prove di funzionalità al banco. L'identificazione della causa alla radice del problema e la definizione degli interventi correttivi e la progettazione degli interventi, ovvero tradurre i concetti in disegni e realizzare dei prototipi apposta. La conferma che la modifica apportata sia realmente risolutiva viene fatta a calcolo, ma più frequentemente in modo sperimentale. La prova sperimentale può essere fatta al banco o direttamente in pista. Per massimizzare gli sforzi sul tema dell'affidabilità, nel nostro team c'è una risorsa interamente dedicata al tracciamento e alla gestione delle anomalie e delle attivazioni correttive. È lui che ci guida e supporta nell'identificazione delle aree di miglioramento.
Quando torniamo da un evento, che possa essere sia una gara o un test, elenchiamo tutti i problemi che abbiamo avuto su una vettura in modo tale da avere la visione completa di tutte le cose che non hanno funzionato in macchina. Fatto questo, le dividiamo in categorie. Abbiamo le anomalie fatali, quelle che impattano fortemente sulla performance e possono portare a non concludere una gara, quindi sono quelle più gravi. Poi ci sono le anomalie che non impattano immediatamente sulla performance o sull'affidabilità, ma lo possono fare in futuro. E infine ci sono le osservazioni, che sono degli spunti per poter progettare una vettura migliore negli step successivi, nelle evoluzioni, nei joker che avremo in futuro.